domanda. Aspettando di conoscere la data delle elezioni, il Movimento 5 Stelle rompe gli indugi e ufficializza la candidatura a sindaco dell'ingegnere Stefano Alì. Due discutibili strutture e gli ingressi di Acireale, si tratta di due carrelli atti ad indicare la località. Già resta mane sopralluogo del direttore generale ASP Catania all'ospedale, incontro con il sindaco D'Anna, si mantengono i servizi di anestesia e medicina. L'informazione di TG Reporter, benvenuti a questo appuntamento all'interno del quale ci continueremo ad occupare di politica con la lettera da parte del consigliere comunale acese Bonaventura al commissario dottor Scalia, dando dei suggerimenti sul percorso amministrativo da intraprendere. Poi parleremo di Scout Speed, attivo di fatti sul territorio, il servizio di controllo che consente di accertare violazioni attinenti alla velocità revisione e assicurazione sulle auto. Sentiremo di fatti il calendario del mese di aprile. Infine lo sport, parleremo di basket, raggiunti di fatti dal basket Acireale i playoff di Serie D, domenica prossima l'incontro con il Gela. Come dicevamo dei titoli, la politica in apertura, il Movimento 5 Stelle di fatti ufficializza la candidatura a sindaco dell'ingegnere Stefano Alì, ma si rimane sempre in attesa di conoscere la data delle elezioni, ma sentiamo meglio nel servizio. Stefano Alì, 56 anni, sposato, un figlio, imprenditore, è il primo candidato a sindaco ufficiale alle elezioni amministrative ad Acireale. Aspettando il decreto che ufficializzi la data delle elezioni, il Movimento 5 Stelle ha dunque anticipato tutti, sia nel centro-sinistra che nel centro-destra, dove si fanno ancora tanti nomi, ma si hanno poche certezze. Tra queste la riproposizione di Michele Di Re e il ritorno dell'ex sindaco Nino Nicotra. A dare ufficialità alla candidatura di Stefano Alì, il deputato regionale acese dei Pentastellati, Angela Foti. Se elezioni ci saranno, Stefano Alì sarà il nostro candidato sindaco. Lo abbiamo annunciato, insomma, c'è stata qualche fuga di notizie. Il gruppo si è riunito, ha votato e così la collaborazione che già da tempo ci lega sui temi della città diventa fatto concreto attraverso Stefano Alì, l'ingegnere Stefano Alì per Acireale. È un percorso che è iniziato 4 anni fa, mi sono appassionato a come viene gestita questa città, quindi il Movimento 5 Stelle abbiamo cominciato a fare una serie porre l'attenzione su come venivano svolti i lavori pubblici, poi man mano abbiamo parlato dei gettoni ai consiglieri comunali, le commissioni. E quindi c'è stato questo naturale avvicinamento per degli obiettivi comuni e un modo diverso per governare che speriamo potremo mettere in atto, perché tutti quanti mi accusano del fatto che criticare è facile, al momento di scommettersi diventa tutto più difficile, questo è vero, e quindi bisogna mettersi alla prova, non basta stare, ma tutti noi acesi dovremmo scommetterci per il bene della nostra città. Ecco, l'ingegnere Alì veniva indicato vicino agli ambienti del PD. Ma io ho una storia, la mia storia è da sinistra. Noi abbiamo fatto subito dopo le elezioni in cui era candidato mio fratello Michele, avevamo messo su l'osservatorio, io avevo attivato l'osservatorio sull'azione amministrativa della città,
È durato poco, alcuni mesi, e siamo stati spenti, assieme ad altri l'avevamo fatto, perché il PD credo che non avesse intenzione di fare un'opposizione vera a questa amministrazione, perché nel progetto c'era sempre la possibilità che dell'avvicinamento di Nicola D'Agostino, e quindi dopo che per anni io mi muovo in una cosa che è avvenuta poi, no, quella di Nicola D'Agostino. Nulla da dire, sono scelte politiche. È chiaro che io, dopo aver fatto 4 anni di opposizione all'amministrazione Barbagallo, non potevo dire adesso l'amministrazione Barbagallo è la migliore amministrazione che ci sia stata. Quindi per coerenza ho seguito un altro percorso. Il neocandidato sindaco del Movimento 5 Stelle, insieme al deputato di riferimento, ha dunque incontrato questa mattina il commissario straordinario del comune di Acireale. Tanti i temi sul tappeto, a cominciare dall'auspicato riordino della macchina burocratica. Sia col commissario che con il segretario generale abbiamo discusso delle carenze del personale, specialmente delle figure apicali, e anche di alcune vicende che abbiamo approfondito relative ai lavori pubblici. Di certo la città non può rimanere sospesa in questo limbo, perché in fatto di programmazione e di adempimenti con altre amministrazioni uno stallo totale determinerebbe un'ulteriore perdita di possibilità e opportunità per la nostra città, e poi insomma anche un po' dell'ordinario di quello che saranno i prossimi mesi, anche in vista della stagione estiva, della stagione culturale, turistica della nostra città. Ma diciamo che abbiamo fatto un discorso più a lungo termine piuttosto che i problemi imminenti, perché visto che ancora non si sa quando saranno le elezioni, può essere interessante sottoporre al commissario dei temi più a lungo termine. E infatti lui alla fine ci ha chiesto di preparare una relazione su questi argomenti. Allora, come ha detto prima Angela, il tema della burocrazia, cioè abbiamo una macchina amministrativa che è ingessata, chiunque andrà a governare avrà bisogno di una macchina amministrativa funzionante, dotata di risorse capaci, quindi i livelli apicali, ricostruire tutti i livelli apicali, e anche il tema della stabilizzazione dei precari, che chiaramente crea un clima non favorevole, quindi risolvere anche questo problema. Altro tema che abbiamo sottoposto è quello legato al bilancio e in genere alle partecipate. Un altro aspetto che abbiamo sottolineato è quello legato ai fondi comunitari. Noi in questo momento abbiamo abbiamo due scadenze, la 966, che è c'è la seconda finestra per la riqualificazione dei spazi comunali. Acireale ha tanto da riqualificare, quindi sarebbe importante partecipare. C'è un altro progetto legato, un altro finanziamento legato a parcheggi scambiatori, quindi spero che il comune si riesca a fare questa cosa. E poi c'è il tema il CCR, un altro tema delicatissimo che non possiamo perdere il finanziamento, e poi tutta la stagione 2014-2020, l'agenda urbana, che sono veramente tantissimi soldi in cui saremo noi comuni di Acireale a decidere come li vogliamo spendere. Nei giorni scorsi una delegazione acese di Fratelli d'Italia, composta da Dario Fina, Silvio Cavallaro, Rodolfo Toscano, Alessio Paradiso, si è recata in visita istituzionale dal commissario straordinario del comune di Acireale, il dottor Salvatore Scalia. L'incontro è stato di fatto occasione di confronto su alcune problematiche della città, in maniera particolare sicurezza, ambiente urbano e viabilità. La delegazione ha omaggiato il commissario di una rassegna stampa su alcune iniziative organizzate dal gruppo politico, offrendo inoltre la propria disponibilità a farsi parte diligente con proposte per il miglioramento del territorio cittadino. L'incontro, durato quasi un'ora, si è concluso con l'impegno da parte della delegazione di consegnare al commissario copia della petizione popolare finalizzata all'inversione del senso di marcia di via Paolo Vasta. E a proposito di viabilità, stamane il commissario Scalia ha incontrato i commercianti acesi. Si preannunciano difatti a breve delle novità in merito alla viabilità cittadina. E proseguiamo parlando della lettera aperta del già consigliere comunale di Acireale Ambrogio Bonaventura al commissario straordinario Salvatore Scalia, una lettera nel quale si va ad indicare un percorso da svolgere dal punto di vista amministrativo. Sentiamo. Il già consigliere comunale di Acireale Ambrogio Bonaventura ha inviato al neocommissario dottor Salvatore Scalia una lettera aperta indicando a suo giudizio il percorso da intraprendere.
Per Bonaventura la mortificazione subita da Cireale, ultima in ordine di tempo nel quadriennio di Campiama Cireale, potrebbe trovare nella nomina del dottore Scalia un'occasione utile da non perdere per una svolta importante della città. Ecco allora alcune possibili indicazioni di percorso da attuare, come in primo luogo depuratore e piano regolatore generale, temi affidati al genio civile e alla università, seppure fondamentali per il locale territorio. Altri temi poi, fra gli altri, l'area artigianale di Via Volano e la Villa Belvedere, che non possono rimanere senza risposte, come pure va guardata la tematica del risparmio energetico a fronte dei costosi impianti installati nelle sedi comunali e nelle scuole. Certamente, se confermata la data delle elezioni al 10 giugno prossimo, i tempi sono ridotti, ma in ogni caso, secondo Bonaventura, utili affinché il commissario possa dare concreti atti di indirizzo dai quali poi non sarà semplice prescindere. La cronaca adesso. La notte scorsa, al termine di una breve ma proficua attività info-investigative, i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia 10 Reale hanno ritrovato a Capomuline, a ridosso di uno stabilimento balneare, una busta contenente 23 kg di marijuana che è stata sequestrata. Indagini sono in corso per stabilire a chi potesse appartenere l'ingente quantità di sostanza stupefacente. Sempre i carabinieri, ma a Zafferana, hanno arrestato in flagranza un 44enne di Santa Venerina, in quanto ritenuto responsabile dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. L'uomo è stato riconosciuto e fermato difatti dagli uomini di pattuglia mentre a piedi percorreva la via 4 novembre a Zafferana Etnea, in evidente violazione della misura preventiva a cui era sottoposto. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato rimesso in libertà. Adesso ci fermiamo per qualche istante, a tra poco con la seconda parte del nostro telegiornale. Ottica Grasso presenta lo stile più cool del momento, il tutto tondo in metallo celluloide. Ottica Grasso, le novità sulle collezioni Vista Sole dai brand più di tendenza. Concessionario ufficiale Cartier, centro d'eccellenza Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Venite a provare il nuovo Blue Control, il trattamento che protegge i tuoi occhi dalle luci blu. Ad Aci Reale, Concept Store in Corso Italia 122. Ad Aci Catena in Via Matrice 34. Ottica Grasso, la migliore visione. Noleggia con Brio. Felici di scegliere l'auto, la moto, il furgone. Senza carta di credito, nessuna cauzione, chilometraggio illimitato. Auto noleggio Brio. Massima garanzia sui mezzi sempre controllati e ricondizionati. Auto, moto, furgoni, pulmini 9 posti. Via Salvatore Vigo 173 a Cireale. Per info 095 286 56 39. Noleggio auto giornaliero da 35 euro. AM Luce, accende la tua voglia di illuminare arredando. Vienici a trovare. Ti suggeriremo eleganti linee di illuminotecnica per qualsiasi ambiente, con tecnologia a LED dei migliori design. Guzzini, Bilux, Playlet, Ideallux, Pan. AM Luce, materiale elettrico e per l'illuminazione di interni ed esterni dalle migliori firme come Ticino, Vimar, Ave, Jevis. Materiali per impianti di videosorveglianza, citofonia, videocitofonia, automazione Nice di cancelli, serrande, basculanti. AM Luce di Maurizio Arcidiacono. Nuovo showroom in via Veneto 3436 a Cireale. Da una grande esperienza, una nuovissima apertura per la tua luce. All'Autoscuola Santa Lucia ti guidano chilometro dopo chilometro sulla strada della sicurezza al volante. Ti mettono in moto con semplici lezioni pratiche o teoriche computerizzate. Se vuoi prendere la patente alle Autoscuole Santa Lucia e Il Gabbiano, è a tua disposizione un simulatore professionale con il quale imparare a guidare è semplice. Autoscuola Santa Lucia, via Vittorio Emanuele 199, Aci Catena. Autoscuola Il Gabbiano, via Paolo Vasta 227, Aci Reale. Conseguimento, rinnovo, revisione, recupero punti della carta di qualificazione del conducente. Autoscuola Santa Lucia. La guida alla guida. Rendi più dolce ogni tua giornata alla pasticceria Sciacca. A Pasqua, pasticceria Sciacca. Dal 1987, una tradizione che si rinnova per bontà e qualità dei prodotti lavorati artigianalmente dai maestri pasticceri. La festa, rendila ancora più dolce alla pasticceria Sciacca. Gelateria, tavola calda, servizio catering per qualsiasi evento. Pasticceria Sciacca, l'angolo dolce. Ad Aci Catena, in via Vittorio Emanuele 101. Produzione artigianale di uova di Pasqua, con la sorpresa che vuoi. E
di colombe tradizionali al cioccolato, al pistacchio o pera e cioccolato. Proseguiamo il nostro telegiornale parlando di biglietti da visita poco consoni per una città turistica in due ingressi di Acireale. La denominazione della località Cese in bella mostra su un piccolo carrello. Vediamo. Acireale, città delle terme, di recente nomina da parte della regione, pur con le terme ormai da qualche anno penosamente chiuse. Acireale, Riviera dei Limoni, pur con una crisi ormai ultradecennale, tanto che nell'ex stazione ferroviaria di Piazza Agostino Pennisi si stanno eliminando i binari di quella che fu la florida area commerciale. Forse per ricordare Acireale come terra dei limoni, da qualche mese sono stati posti agli ingressi della città, precisamente in Corso Italia, quasi all'altezza del piazzale Francesco Vecchio e l'altro, poi in via delle Terme sul ponte della ferrovia, due piccoli e moderni carrelli, o meglio carrettini come sono stati denominati da parte di tante persone, recanti la dicitura luminosa di città di Acireale. Due presenze che quindi sono volte a sostituire la segnaletica verticale. In molti così hanno avuto modo di ironizzare su queste dislocazioni che in un certo senso fanno a pugni con una Acireale dalla valenza turistica. Un carrettino che perciò potrebbe anzi essere adornato e contenere limoni giusto appunto. Al di là delle battute, le due opere in questione fanno parte del progetto di mobilità operativo in città da qualche tempo promosso dall'Università di Catania nell'ambito di un accordo attuato con il Comune di Acireale. In tal senso, in Corso Savoia, all'altezza della Guardia Medica, vi è un altro marchingegno volto alla conta dei veicoli in transito. Ci spostiamo a Giarre, stamane il sopralluogo da parte del direttore generale ASP Catania Gianmanco all'ospedale di Giarre, seguito dall'incontro con il sindaco Danna. Al centro dell'incontro le proposte di adeguamento della struttura. Vediamo. Nessun programma regionale né dell'ASP di Catania ha mai deciso la chiusura del presidio ospedaliero di Giarre. Queste le parole pronunciate da Giuseppe Gianmanco, direttore generale ASP Catania, alla vigilia del sopralluogo tecnico all'ospedale San Giovanni di Dio e Sant'Isidoro di Giarre. Stamane, infatti, poco dopo le 7, accompagnato dal direttore sanitario dell'ASP di Catania, Franco Luca, ha fatto visita alla struttura per valutare quali proposte elaborare per inserire il presidio tra i temi delle edilizia ospedaliera da parte dell'assessorato regionale alla salute, per definire così un modello funzionale, sostenibile e moderno di assistenza ospedaliera. Ho difatti personalmente verificato la volontà regionale di riprogettare adeguatamente l'ospedale di Giarre, questo quanto specificato da Gianmanco dinanzi a una situazione che ha suscitato a Giarre non ben poche reazioni di protesta da parte dei cittadini, con la costituzione nel 2015 del Comitato Cittadino Rivogliamo l'Ospedale. Una battaglia quella portata avanti in questi anni dal Comitato, anche mediaticamente, per non far spegnere i riflettori, con ripetuti appelli alle istituzioni come quello lanciato ieri, per evitare la riduzione del servizio di anestesia e dunque la chiusura di chirurgia. Un appello che è stato accolto, questo il primo risultato raggiunto dal sopralluogo, dove la presenza degli anestesisti sarà garantita dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 fino alle 14, insieme alla conferma del primario di medicina che continuerà il servizio all'ospedale Giarrese. A seguito del sopralluogo ne è seguito un incontro con il sindaco Angelo Danna al Palazzo di Città insieme al Presidente del Consiglio Francesco Longo. Abbiamo trovato una reciproca disponibilità all'ascolto, ha affermato il sindaco Danna, e l'auspicata volontà di poter invertire una tendenza che negli ultimi anni ha registrato un depauperamento dell'ospedale di Giarre, dando così adeguate risposte alle aspettative dei cittadini di tutto l'Interland Ionio Etneo. È stata anche un'occasione per fare una disamina più ampia di tutte le problematiche, ha aggiunto Danna, tra le quali gli interventi da effettuare per la sistemazione delle carenze strutturali che saranno poste a carico di un finanziamento ad hoc. E a proposito di strutture sanitarie, segnalati gravi criticità all'ospedale Cannizzaro di Catania, in maniera particolare infermieri e unità di supporto sotto organico. L'indagine è stata condotta dal NURSIN, del Sindacato delle Professioni Infermieristiche. Il rapporto è di un infermiere ogni 20 pazienti e in terapia intensiva di uno ogni 4. Ciò mette seriamente a rischio la salute dei degenti. Secondo l'indagine, le attese prolungate al pronto soccorso sono dovute proprio a queste carenze.
Firenze un'elevatissima percentuale di pazienti rinunciano a farsi visitare, mentre nell'area antistante gli ambulatori del pronto soccorso manca assistenza diretta al paziente da parte del personale di supporto. Ma arriva la replica alla nota del Nursing da parte dell'azienda sanitaria, sottolineando che la tematica è stata segnalata e affrontata con la dovuta attenzione e gli opportuni interventi. Negli ultimi 2 mesi, difatti, specifica la nota, l'azienda Cannizzaro ha nominato dalla graduatoria vigente 30 infermieri, dei quali finora solo 4 hanno accettato e sono stati assunti, mentre altri 5 dovrebbero esserlo a breve. L'azienda smentisce inoltre le presunte criticità segnalate dal Nursing. Procede infatti a costante verifica della congruità e della qualità dell'assistenza erogata in tutti i reparti attraverso ispezioni condotte dai servizi infermieristici della direzione sanitaria ed eventuali conseguenti interventi anche sul personale laddove necessari. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di Scout Speed, il servizio di controllo elettronico attivo sia ad Acireale che a Giarre, a bordo dei veicoli, questo della polizia locale, levate già numerose sanzioni. Sentiamo. Accertare le violazioni ai limiti di velocità, all'obbligo di assicurare i veicoli per la responsabilità civile contro terzi e all'obbligo di revisione dei veicoli. A tale scopo il Comando di Polizia Municipale di Acireale rende noto ai cittadini che è attivo il servizio Scout Speed, ovvero uno strumento montato a bordo di un veicolo in movimento della polizia locale. Già attivo dai primi giorni di gennaio, le sanzioni elevate sono state circa 400 in 15 giorni. Nel mese di aprile Scout Speed sarà attivo nel pomeriggio dei giorni 4, 10, 20 e 26, mentre il 6, 12, 18 e 23 sarà attivo di mattina. I controlli verranno effettuati sulle vie del centro abitato, sulla via Cristoforo Colombo e sulla statale 114. E proprio sulla statale 114, dopo la prima uscita della pattuglia mobile della società Street Solution convenzionata con il comune di Giarre, dove è attivo lo stesso servizio di controllo, sono circa una ventina le auto intercettate da Scout Speed che hanno superato il limite di velocità lungo la statale 114, appunto, tra le frazioni di San Leonardello e Tre Punti. L'apparecchiatura che ha ottenuto l'omologazione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rileva, come detto, il passaggio dei veicoli in entrambi i sensi di marcia e che superano il limite di velocità e mediante la lettura della targa effettua nel contempo la registrazione dei mezzi sprovvisti di copertura assicurativa nonché della revisione periodica. Già in questi giorni la vettura di servizio del Comune di Giarre riprenderà i controlli. I rilevamenti verranno effettuati 2 volte la settimana in 3 distinte arterie, viale Federico II di Svevia, tratto di statale tra Tre Punti e San Leonardello e sulla provinciale tra Altarello e Carrubba. Sono 37 le famiglie a Santa Venerina alle quali è stato concesso il REI, reddito di inclusione, dallo scorso 1 dicembre, una misura di contrasto alla povertà che può essere concessa per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali non può essere rinnovata se non sono trascorsi almeno 6 mesi. Il REI, lo ricordiamo, si compone di 2 parti, si tratta nella prima parte di un beneficio economico erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica, appunto carta REI, e nella seconda parte invece un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà. Il progetto è stato attivato insieme ai servizi sociali che operano in rete con gli altri servizi territoriali come centri per l'impiego, ASL, scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà con particolare riferimento agli enti no profit. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Salvatore Greco. Un ringraziamento particolare, ha dichiarato, va all'ufficio Solidarietà Sociale che ha istruito le pratiche e sta istruendo le altre che via via stanno pervenendo. L'amministrazione, prosegue il sindaco, per rendere efficace il servizio ha incrementato le ore lavorative dei 2 impiegati part-time addetti ai servizi sociali in modo da dare risposte sempre più tempestive alle esigenze dei cittadini. Ci fermiamo ancora per un istante, lo sport tra poco. Il
Centro Analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il Centro Analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la Biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Due volte meglio! Fino al prossimo 5 maggio da Tomarchio Ottica e Fotografia Oxo ad Acireale. Acquistando un occhiale da vista con le lenti antiriflesso avrai, con solo 5 euro in più, le stesse lenti graduate per un occhiale da sole e da vista. Due volte meglio! Come sempre da Tomarchio Ottica e Fotografia. Straordinario! Ed è anche semplicissimo. Infatti le stesse lenti del tuo occhiale da vista, anche progressivo, finalmente le potrai avere per un tuo nuovo occhiale da sole o da vista con solo 5 euro. Marchi Ottica e Fotografia Oxo, ad Acireale, in Corso Italia 18 A e B. Regolamento interno al punto vendita. Da OVS Kids è sbocciata la primavera! Tutti i colori della stagione, le più esclusive novità, aspettano bambini e ragazzi per vestirli in ogni momento della giornata. OVS Kids, ACI Catena, dal corredo 00 ai 14 anni. Tutto quello che cerchi con convenientissime promozioni da non perdere. OVS Kids, moda giovanissima per chi ama i colori, la libertà di gioco, la praticità. Ad ACI Catena, in via Vittorio Emanuele 14-16. OVS Kids, mi piace! È arrivata, l'anzolata già lavata. Bella. Fresca? Bella fresca. E nostrana, da Reidar. Sulla Riviera Ionica coltiviamo le nostre verdure. Genuine, già pulite e pronte da gustare. Ci piace. Bella fresca, l'insalata siciliana a chilometri zero. Progettazione e costruzione in fissi, lavori in alluminio o alluminio legno a taglio termico con certificazione per usufruire del rimborso statale fino al 55%. Legge 296/06. Vieni, ti aiuteremo a istruire la pratica. Inoltre, produciamo persiane in acciaio zincato verniciato, infissi in PVC, giardini d'inverno, zanzariere, box doccia, avvolgibili in acciaio e alluminio, prefabbricati metallici in terrazze con strutture in acciaio zincato. Progettazione e costruzione in fissi, ad ACI Reale, in via Guicciardini 7, zona Piazza Dante. Telefono 095 764 51 22. Puoi avvalerti per i lavori della consulenza e professionalità del geometra Giuseppe Bella e in più paghi in comode rate. Lo sport in apertura di questa terza parte con il basket cileale che raggiunge i play-off di Serie D e domenica prossima affronteranno il Gela. Oltre le più rosee aspettative, oltre ogni limite immaginabile ad inizio stagione, con i play-off di Serie D raggiunti con largo anticipo, il basket cileale quest'anno ha stupito tutti. Nessuno ad inizio campionato avrebbe mai immaginato che i diavoli granata si sarebbero giocati gli spareggi promozione, piazzandosi al terzo posto e addirittura dopo aver anche sognato per qualche settimana la prima posizione. Inizio campionato non ci saremmo mai aspettati di arrivare terzi in classifica a fine anno, però partita dopo partita, vittoria dopo vittoria, abbiamo avuto sempre più consapevolezza dei nostri mezzi, delle nostre possibilità e fino in fondo ci siamo giocati ogni partita come fosse l'ultima e alla fine abbiamo raggiunto questo traguardo più che positivo dei playoff. Avversario del Granata già domenica prossima in gara 1 delle semifinali playoff sarà il Gela, piazzatosi in seconda posizione. Prima uscita in terra ragusana, gara 2 poi domenica 15 aprile al Palavolcan con eventuale gara 3 di nuovo a Gela. Servirà una grande impresa per il basket acireale, un'altra dopo una stagione da urlo. È già un grosso traguardo questo di raggiungere i playoff. Una volta che ormai abbiamo raggiunto i playoff sicuramente giocheremo al meglio tutte le nostre carte. Già abbiamo dimostrato nel corso del campionato di poterci giocare con tutte le avversarie e continueremo sicuramente così anche nei playoff. Adesso non abbiamo nulla da perdere, sicuramente all'inizio anno puntavamo ad una salvezza tranquilla. Oramai che siamo ai playoff ce la giocheremo perché appunto come abbiamo detto non abbiamo nulla da perdere
e magari la pressione in più ce l'hanno quelle squadre come Gela, Drano e Messina stesso, che vogliono già d'inizio anno puntavano a risalire in Serie C, e quindi noi con la nostra spensieratezza, possiamo dire così, magari potremmo fare qualche scherzetto a queste squadre più grandi. Sfrontatezza e determinazione, dunque, le parole chiave di questo basket acireale che, una volta in pista, vuol continuare a ballare. Gela è già avvisato. Nominati 3 nuovi arbitri benemeriti nella sezione di Acireale. Si tratta degli associati Nando Ardita, il vice sindaco uscente ad Acireale, Sebastiano Battiato e Carmelo Trovato, nominati arbitri benemeriti. La nomina è giunta da parte del Comitato Nazionale Arbitri, guidato dal presidente Marcello Nicchi, con il comunicato numero 68 pubblicato lo scorso 24 marzo. Ardita, 57 anni, era entrato nella famiglia arbitrale nella stagione sportiva 76-77. Da arbitro è arrivato fino alla CAI, mentre da osservatore alla CAN-D attualmente è osservatore sezionale. Battiato, 56 anni, era diventato arbitro nella stagione 78-79, poi nella stagione 90-91 era transitato nella CAN-D da assistente arbitrale, allora guardalinee. Attualmente invece ricopre la carica di osservatore. Infine, Trovato, 61 anni, divenne arbitro nella stagione 75-76 per poi passare nel ruolo di osservatore arbitrale, dove ad oggi ricopre questo ruolo in sezione. A complimentarsi con la nomina il presidente di sezione Giuseppe Raciti e tutto il consiglio direttivo. E adesso invece diamo uno sguardo alle previsioni meteo. Poco nuvoloso al mattino, coperto nel resto della giornata, le temperature subiranno lieve aumento nei valori minimi, soffermandosi sugli 11 gradi, mentre stabili le massime, fermandosi sui 17 gradi, venti deboli o moderati, ma poco mossi. Ed è tutto, l'appuntamento ritorna domani alle 13:40. Grazie per averci seguito.